Questa ricetta l'avete scelta voi sul mio profilo Instagram, che naturalmente vi invito a seguire. Lì, in un sondaggio, vi avevo chiesto quale ricetta avrei dovuto realizzare nell'immediato e voi avete scelto proprio questa treccia. È una treccia di pasta lievitata ed è una ricetta tipica dell'Alto Adige, ma direi di tutto il Nord Europa. Quindi spero che l'idea vi piaccia, fatemelo sapere con un bel like e un commento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e naturalmente vi aspetto su Instagram dove ci possiamo sentire. Ormai lo sapete tutti i giorni. Naturalmente trovate il procedimento, tutti gli ingredienti anche sul mio blog. Come prima cosa setaccio le farine in una ciotola molto capiente. Faccio un buco al centro e ci verso il lievito, poi lo zucchero e via via il latte tiepido, lavorando inizialmente con una forchetta. Ora è il momento della vaniglia e della buccia di limone grattugiata. Aggiungo anche le uova e un pizzichino di sale. Comincio a lavorare il tutto con le fruste a spirale dello sbattitore. Naturalmente, se avete l'impastatrice ancora meglio, ma anche a mano verrà perfetta. Comincio ad aggiungere il burro morbido un pochino alla volta, amalgamando bene quello appena messo prima di mettere il successivo. Vi consiglio di aggiungere l'uvetta in questo momento. Io l'ho fatto successivamente, ma col senno di poi il mio consiglio è di aggiungere l'uvetta adesso e di amalgamarla bene al composto. Lavorate l'impasto per 10-15 minuti o finché si staccherà dai bordi e si formeranno delle belle bolle. Copro con la pellicola e lascio lievitare almeno un paio d'ore in un posto caldo e asciutto, come per esempio il forno con la lucina accesa. Finita la lievitazione, riprendo l'impasto e lo lavoro ancora un po' sulla mia spianatoia ben infarinata. Aggiungo l'uvetta, ma voi ascoltatemi e aggiungetela prima. E divido l'impasto in tre parti uguali. Da ogni pezzettino di impasto ricavo un serpentello piuttosto lungo. Fate attenzione alla lunghezza della vostra teglia. Se è piccolina come la mia, fate preferibilmente due trecce invece che una. Metto la prima striscia sulla teglia foderata di carta forno e procedo con le altre due. Dopodiché intreccio con l'impasto una treccia. Rimetto a lievitare per un'altra mezz'ora, 45 minuti. Una volta finita anche la seconda lievitazione, spennello la treccia con dell'uovo sbattuto e vi distribuisco sopra degli zuccherini. In forno a forno caldo, 180 gradi, per circa 30-35 minuti. Sarà cotta quando lo stuzzichino inserito nel centro del dolce uscirà pulito e asciutto. Fatemi sapere se questa ricetta vi è piaciuta. Mi raccomando, lasciatemi un like in questo caso, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per ricevere tutti i miei aggiornamenti. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove ci possiamo sentire tutti i giorni. Un bacione e alla prossima!